aprile il Natale laico della Repubblica Italiana. Una semplicissima cerimonia da un punto di vista formale, ma ricca di significato da un punto di vista sostanziale. I giovani devono sapere perché siamo liberi, perché siamo liberi, perché il 25 aprile. Il 25 aprile non è una data politica. Quella campagna di vino eroica nel silenzio. E spesso gli chiedeva perché lo fai, l'abbiamo letto nell'ultimo libro di Emilio Chiorazzo, e lui risponde perché ne avverto l'esigenza, essendo che il nostro paese ha bisogno di eroi, e lui non si tira indietro. Quindi due figure importanti per la resistenza e per la liberazione dal regime nazifascista. Io ringrazio nuovamente tutti per essere qui in questa giornata storica per la nostra nazione. Io vi ringrazio ed oggi è una bella giornata per tutti noi e per la nostra comunità. Grazie. Gerindo, Antenore, Aldo, Ferdinando, Agostino, Ovidio ed Ettore. E il padre Alcide e la madre, come si chiama la madre? Genoveffa. Allora, questi fratelli sono stati tutti e sette uccisi, un'intera famiglia sterminata. Ricordare l'esempio di persone che hanno fatto dell'impegno antifascista la loro vita, e grazie a quelle persone abbiamo quella cosa meravigliosa che è la nostra carta costituzionale. Ricordare che le parole sono importanti, e lo ricorda sempre Articolo 21, lo ricorda Libera, che assieme ad Ampi doverosamente hanno voluto organizzare questa giornata, perché la narrazione della storia è importante, e usare le parole giuste per raccontare quella storia e ricordare quella storia è fondamentale. Perché la cultura e l'impegno civile degli uomini è quello che ha sempre fatto più paura alle dittature. C'è un'Italia della semplicità, un'Italia dell'umiltà, un'Italia delle cose più vicine a noi stessi, non eclatanti, un'Italia, io direi, del silenzio che lotta. Ecco, questo credo che sia la vera condizione di liberazione. Questa è un'unità di popolo, per cui veramente, a parte ogni idea, schieramento, cioè, questa è l'Italia che vogliamo noi, che dobbiamo migliorare. Al comandante delle armi dei carabinieri per la loro presenza, perché la loro presenza oggi è un significato storico, e vuol dire che le istituzioni sono presenti, le istituzioni ci sono. Quindi buon 25 aprile a tutti, buon 25 aprile a Senese, buon 25 aprile in tutta la Basilicata.